È l'ultima di campionato, ma in realtà è la prima della Champions League dell'anno prossimo, perché quella di oggi di fatto è una partita di Coppa. All'andata il Milan ha vinto 1-0. Per ribaltare il risultato la Fiorentina deve vincere oggi con due gol di scarto. In palio c'è un posto diretto in Champions League oppure l'ingresso dai preliminari. Sembra niente e invece in realtà per queste due squadre può anche essere tutto. Dallo stadio Franchi di Firenze, Fiorentina-Milan. Buon pomeriggio da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Vediamo subito le formazioni sull'ingresso in campo delle due squadre. È una partita importante per il Milan anche per quello che rappresenta tra arrivi e partenze, l'addio di Ancelotti a questa partita, da domani sarà l'allenatore del Chelsea. Ci sono altri addii possibili se non probabili, come per esempio quello di Andrea Pirlo, che potrebbe seguire lo stesso Ancelotti al Chelsea, se ne saprà di più la prossima settimana. Quello di Kakà, si parla di una offerta superiore ai 75 milioni di euro arrivata dal Real, arriverà ufficialmente nelle prossime ore e quindi anche Kakà magari potrebbe decidere di andare dopo il no al Manchester City di questa stagione. Anche Seedorf potrebbe decidere di andare via. C'è Leonardo invece in tribuna, no allenatore del Milan, al fianco di Galliani, quasi una presentazione ufficiale prima che ci sia l'effettiva presentazione ufficiale. All'ingresso in campo Paolo Maldini sarà salutato tra l'altro dal pubblico di Firenze, che ha deciso di tributargli un grande applauso, così come la famiglia Della Valle ha voluto la famiglia Maldini accanto a lei in tribuna proprio per festeggiare l'addio di Paolo Maldini. Super Sport. Bastano pochi secondi per accendere un'emozione. Mondeo Titanium, puro desiderio. Turbodiesel o GPL a 23.250 euro. Con Extended SIM Noverca c'è vita nel tuo telefonino. Perché con Noverca, oltre a telefonare, puoi fare tante cose utili, quando vuoi e come vuoi. Passa a Noverca. Bentornati in diretta da Franchi, abbiamo visto dunque le due formazioni, ci sono diverse assenze, soprattutto quella di Felipe Melo per la Fiorentina, oltre a quella di Mutu, si è operato il gomito per fermarlo, tornerà dalla prossima stagione. C'è il ritorno in panchina soprattutto di Alessandro Nesta per il Milan e questa è una gran bella notizia, perché due mesi fa si scriveva che aveva finito la carriera praticamente, invece ritorna, speriamo possa giocare qualche minuto, sembra aver risolto finalmente dopo l'operazione i problemi alla schiena. È una partita, dicevo, che conta e conta molto, Luca, perché iniziare la stagione all'inizio di agosto o più avanti, quando si gioca effettivamente la Champions League, sono due cose profondamente diverse. Completamente diverse. Il Milan vive questa gara proprio con il rischio di lasciarsi sfuggire una qualificazione diretta alla Champions League del prossimo anno, che solo tre partite fa sembrava già acquisita, no? Invece per la Fiorentina è una grandissima occasione, che vive tra l'altro con la tranquillità di aver conquistato quello che era il traguardo stagionale, cioè il quarto posto, perciò sicuramente la squadra di Prandelli metterà tantissimo nella gara di oggi. Nel Milan Ancelotti, avete visto, ha scelto Inzaghi davanti con Seedorf e Kakà, gioca Flamini e non gioca Ambrosini, che ovviamente è stato squalificato dopo il doppio cartellino giallo e l'espulsione domenica scorsa contro la Roma. Torna a centrocampo tra l'altro Flamini, che si è disimpegnato anche discretamente a destra sulla fascia, giocando molto propositivo davanti, ogni tanto un filo troppo, perché ogni tanto Flamini si fa scappare l'uomo dietro. Sì, lui persino l'ha fatto ai tempi dell'Arsenal, l'ha fatto più a sinistra che a destra. Bravo, sì. Infatti, però è chiaro che è adattato, lui è un centrocampista che sa mettere tanto ritmo soprattutto nel recupero palla, è utile al Milan in una partita come quella di oggi, dove chiaramente nel centrocampo dovrà essere molto aggressivo. Diciamo che comunque la Fiorentina il suo obiettivo l'ha raggiunto, è un obiettivo importantissimo, perché la Fiorentina, ricordiamo, che a parte tutte le vicissitudini, le penalizzazioni eccetera, praticamente è la quarta volta che arriva in Champions League, e quindi insomma questo dà una dimostrazione di continuità, mentre c'è l'applauso di tutto lo stadio a Paolo Maldini, che riceve un premio da Fre e riceve l'applauso di tutti i suoi compagni, tutti i suoi avversari, un saluto, lasciatemi dire, dovuto a un grande campione e a un grande giocatore, a uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Chi non l'ha capito non ragiona. No, è vero, mi voglio aggiungere anch'io alla festa di Paolo. Questo è un momento, se vogliamo, anche triste, no? Un giocatore così che lascia il calcio giocato, però sono convinto, e glielo auguro con tutto il cuore, di ripercorrere le stesse, di avere le stesse soddisfazioni anche dalla carriera che comincia da domani. Nel dopo calcio potrà essere veramente tanto utile al nostro movimento.
Credo che da dopo Baggio nessun giocatore aveva avuto un riscontro così totale da tutto il calcio italiano, da tutte le componenti del calcio italiano. Sì, soprattutto è bello vedere questo riconoscimento da parte dei suoi colleghi giocatori, no? Le maglie dei giocatori della Roma domenica scorsa per il suo avvio a San Siro, anche oggi l'abbraccio di compagni e avversari, veramente questo è bello. A bordo campo per noi Alessandro Acciato e Alessia Tarquinio. Cominciamo da Alessandro, che è vicino alla panchina del Milan. Chissà come la vive il tuo amico Carlo Ancelotti, è uscito il libro che hai scritto con lui. È veramente l'ultima panchina, non raggiungerà Nereo Rocco e ovviamente un po' qualcosa dentro ce l'avrà. Alessandro, io vi posso raccontare la faccia di Carlo Ancelotti in questo momento, ed è una faccia che non è da lui: zero sorrisi, molta tensione, sa benissimo, come sanno tutti, che questa è la sua ultima panchina per quanto riguarda l'avventura al Milan. Si gioca una cosa importante la Fiorentina, ma se la gioca tranquilla. Alessia Tarquinio da bordo campo. Con tutta la serenità possibile. Cesare Prandelli infatti ha dichiarato che non ha dato pressione, non ha voluto aggiungere pressione ai suoi giocatori e spera dunque che sia una bella partita proprio per questo. Secondo me sarà una straordinaria partita, perché, ripeto, non la dovete vivere come una partita di campionato. Questa di fatto è una partita eliminazione diretta di Champions League, con una porta secondaria d'ingresso che è comunque importante, quella dei preliminari. 1-0 all'andata, questo è quello che dovete ricordare, Kakà, perché ricordiamo che valgono gli scontri diretti in caso di arrivo e parità. Quindi la Fiorentina deve assolutamente vincere con due gol di scarto per arrivare a 71 e superare negli scontri diretti il Milan. Discorso diverso se la Juventus perde, se arrivano tutte pari, la Fiorentina è comunque quella. Molto aggressivo comunque questo inizio di gara da parte della Fiorentina, cercando di sfruttare subito le fasce da marcia proprio la squadra di Prandelli, quando ha ripreso questo modulo che l'allenatore faceva ai tempi del Parma, 4-2-3-1, ma soprattutto quando ha fasce laterali con Vargas portato più avanti, non una posizione di terzino ma di esterno di centrocampo, che dà molto ampiezza al gioco offensivo. Dove peraltro l'aveva provato nella fine dello scorso campionato anche il Catania, l'aveva fatto giocare più avanti, infatti aveva cominciato a trovare anche dei gol, cosa che ha fatto anche quest'anno non appena è stato spostato. Diceva che era un Roberto Carlos, un po' ce l'ha le caratteristiche di Roberto Carlos, è un filo meno difensivo però. Sì, ha un gran tiro, una grande spunto, molto reattivo, no? Nei primi metri è veramente devastante. Tatticamente può migliorare per giocare più indietro, dove è richiesta di più la fase difensiva. Zambrotta, uno dei giocatori che ha giocato di più in questa stagione in assoluto, credo, anzi sono sicuro, tra i giocatori di movimento è in assoluto quello che ha giocato di più, considerate le coppe e il campionato, praticamente mai assente se non quando era squalificato. Pasquale per Jovetic, un'altra grande sorpresa, ma non si può neanche considerare sorpresa, una grande conferma diciamo di queste ultime giornate. Favalli, anche per lui addio al calcio oggi. Jankulowski, Seedorf, attaccato da Donadello, salta Seedorf, prova ad andare via, arriva il raddoppio, Seedorf passa in mezzo a due, non c'è fallo secondo il direttore di gara, può proseguire con Donadello, Fiorentina in verticale per Jovetic che sfrutta una scivolata di Jankulowski, buona la percussione, allarga per Semioli, al centro c'è Gilardino, Dida. Ancora sulle fasce si sviluppa il gioco della Fiorentina, Semioli molto bravo ad inserirsi sulla destra, ma determinante la giocata di Jovetic che tra le linee veramente può essere molto pericoloso. Per quanto riguarda il Milan, scusami Fabio, è quasi un 4-4-2 la disposizione in campo, perché Beckham fa quasi l'esterno a destra e Seedorf, pur con le sue caratteristiche, gioca esterno sinistro di centrocampo. Flamini per Seedorf, quando Seedorf stringe poi, o quando Beckham stringe, i due laterali salgono a turno ovviamente. Pirlo, Zambrotta, per Pirlo di sicuro arriverà una super offerta dal Chelsea. Beckham, saluta anche lui il Milan, lo ritroverà a gennaio dell'anno prossimo quando chiuderà la sua stagione a Los Angeles Galaxy. Devo dire che mi fa anche un po' tristezza vederlo nell'MLS, in cui livello, sto vedendo le partite per preparare la Confederations, quest'anno non è altissimo. Montolivo, Donadel, in verticale per Semioli che è venuto incontro, ricomincia da Montolivo, buona l'apertura per Comotto, spinge a destra Comotto, aggancio importante, mette giù bene, arriva il cross per Gilardino, prolunga Gilardino, controlla in area di rigore, ancora Gilardino con il sinistro, la palla attraversa tutta l'area piccola e poi la controlla senza problemi Favalli, da Kakà a Pirlo, buona iniziativa comunque della Fiorentina che spinge bene lì a destra con Semioli e Comotto. Pirlo adesso centrale, prende un buono spazio, ancora Pirlo circondato, cerca di dare a Kakà, vuole il cambio di passo Kakà, palla all'indietro per Fre, non facilissima, la controlla comunque il portiere francese, la rinvia bene Zambrotta in anticipo, vuole spingere anche il Milan. Pirlo, la partita è già divertente, Kakà
non rientra in tempo dalla posizione fuori gioco, calcio di punizione, Kaká che contro la Roma con il gran caldo che c'era è sembrato molto in difficoltà, oggi a Firenze fa molto meno caldo e piovuto, la temperatura direi che è ideale, primaverile per giocare. Sì, è una fortuna questa giornata un pochino più fresca per vedere una partita sicuramente su livelli più alti, su livelli più alti dal punto di vista dell'intensità. Vargas va via di forza a Zambrotta, arriva il traversone sul secondo palo, Simeone si coordina, deve chiudere Jankulowski in calcio d'angolo, spinge forte la Fiorentina, spinge anche il pubblico di Firenze. Intensità che sta mettendo più la Fiorentina del Milan in questo inizio di partita, giocano molto bene sfruttando le fasce laterali, allargando il gioco, sta facendo bene la Fiorentina. Sale Gamberini a prendere un possibile colpo di testa, c'è Gilardino naturalmente in area di rigore che prova a farsi vedere, ha messo fuori Seedorf. Insiste però ancora Donadella, altro traversone toccato forse con un braccio ma involontariamente da Kakà che si proteggeva. Seedorf ancora per Kakà, chiuso un'altra volta, non riesce a ripartire Milan, sembra più veloce la Fiorentina. Ancora Semioli, il traversone sul secondo palo. Ha anticipato Gamberini che era rimasto lì dal calcio d'angolo. Occhio perché la Fiorentina è leggermente scoperta, può partire il contropiede del Milan con Seedorf, Kakà. Seedorf. Attaccato Seedorf. Irregolarmente, calcio di punizione per Milan, fallo di Pomotto. Flamini, Seedorf. Allargo, Pirlo. Zambrotta sale anche se dall'altra parte era salito anche Jankulowski. Cercata l'imbucata centrale per Inzaghi. Ci sarà calcio d'angolo per il Milan perché non è riuscita a salvare Pasquale il pallone prima che uscisse sul fondo. Colpo di testa era stato di Luciano Zauri. Zauri che torna in posizione centrale, l'ha giocata in diverse occasioni. Beckham, subito il calcio d'angolo per sorprendere la difesa, Jovetic mette fuori. Lui con l'Atalanta, prima che arrivassero i numeri fissi in Serie A, ha giocato con tutti i numeri dal 2 all'11 e lì proprio giocò da libero contro la Juventus la sua prima partita da difensore centrale dopo aver giocato da punta la partita precedente. Beckham verso il centro, mette fuori Jovetic. Gilardino strattonato, riesce comunque a tenere. Si gira anche bene Alberto Gilardino, per lui è una bella rivincita. Gilardino è stato un anno senza segnare a San Siro con il Milan, per questo anche l'addio. Il pallone per Semioli, arriva la chiusura su di lui di Favalli, palla in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per Viola. Motivato, è motivato Gilardino, si è visto anche da come ha gestito quel pallone precedente all'interno dell'area di rigore, no? Con forza e coordinazione è riuscito a tenere una palla difficilissima. Subentra Pasquale per la Fiorentina con Semioli che ha provato a sovrapporre, stanno tutti dalla stessa parte adesso i laterali. Vargas fa passare per Donadella, manca ovviamente spunto a destra, prova a farsi vedere adesso Pomotto. Per un attimo era stato mollato, poteva forse essere servito, poi Jovetic non controlla. Pirlo, suggerimento è per Kakà che adesso si è spostato a sinistra. Kakà con il tacco può partire contropiede, Flamini, Jankulowski si fa vedere Inzaghi in mezzo, buono il taglio di Jankulowski centrale, prova a trovare la posizione per il tiro Jankulowski, ancora Jankulowski con il sinistro, si distende Frey, palla sul fondo, c'è calcio d'angolo, deviazione di Gamberini. Bellissima però questa percussione di Jankulowski, è importante per il Milan che rompa un po' questa egemonia dal punto di vista proprio dell'intensità, della capacità di recuperare palla da parte della Fiorentina. Lui con questa percussione centrale è arrivato al tiro all'interno dell'area di rigore, la deviazione insomma ha tolto Fred imbarazzo. Beckham verso il centro, stava per staccare, poi arriva Jankulowski, doppia deviazione, calcio d'angolo con il destro. Jankulowski aveva forse trovato la via della porta, c'è stata una doppia deviazione se non sbaglio, l'ultima di un giocatore del Milan, e infatti è così, è Kakà. Non aveva visto Rizzoli che chiede scusa, parla con il guardalinee e dà rimessa da fondo. Kakà che con grande sportività ha ammesso di averla toccata lui, tant'è vero Rizzoli gli ha anche dato la mano, bel gesto da parte di un grande campione. Rizzoli aveva visto la prima deviazione, era coperto sulla seconda di Kakà che stava per trovare tra l'altro la porta con il ginocchio. Il rinvio di Frey, stacca di testa in anticipo su Jankulowski, Gilardino, Semioli uno contro uno, Favalli sfila da quella parte. Ancora Semioli che lo sfida, Favalli riesce a contenerlo, poi gli porta via ancora il pallone. Strapitosa la stagione, la parte finale soprattutto di Favalli, che ha giocato con una continuità incredibile lì in quel ruolo al centro della difesa, con continuità, con abnegazione e anche con grande profitto. La difesa del Milan ogni tanto è stata in difficoltà quest'anno, ma quando è stata presa d'infilato sulla velocità, quando insomma il centrocampo non riusciva a coprire adeguatamente. Vargas prova ad andare via, Vargas uno contro uno, ancora Vargas cerca il traversone, deviato da Zambrotta, ricomincia sempre lui. Pasquale, Vargas con la punta del piede ancora per Pasquale, bello il duetto, arriva il traversone, bellissimo Semioli, arriva
ma non riesce a trovare la porta. Gioca bene la Fiorentina. Gioca bene perché è brillante, esce fuori anche da questa situazione complicata con un ottimo 1-2, poi il taglio di Semioli gli permette di smarcarsi all'altezza del primo palo, impatta male il pallone di testa, però guarda, qui rivediamo il cross, fatto molto bene, Pasquale prima guarda e poi trova il compagno con precisione. Ghilardino carica i compagni, soprattutto Semioli che ha sbagliato quel colpo di testa. Sedor, Inzaghi, Flamini, Sedor. Inzaghi è un fuori gioco, si sgancia Beckham, visto da Sedor, palla profonda, troppo forse, infatti si perde sul fondo, ci sarà rimessa per tre. Dunque Ancelotti sa che la Fiorentina va contenuta sulle fasce laterali, infatti lui chiede che quattro giocatori, quattro centrocampisti si schierino in linea. Beckham è sempre largo qua a destra, a sinistra, hai detto bene tu prima, si alternano quando può sta Seedorf, se no si abbassa Kakà, comunque non vuole lasciare le corsie agli avversari, che però con i movimenti, gli inserimenti senza palla comunque riescono a trovare spazio e lo sfruttano molto bene. Ancora di testa Gilardino, il gomito di Flamini per il quale protesta un po' il pubblico di Firenze, ancora Flamini per Kakà. Seedorf, si fa vedere a sinistra Jan Kulowski, in profondità c'è Inzaghi, Seedorf va a chiedere anche un possibile 1-2. Jan Kulowski passa dal centro, Kakà ha capito tutto, Donadella arriva prima di lui, commette fallo Kakà, calcio di punizione per la Fiorentina. Se ne sono andati 11 minuti nel corso di questo primo tempo, 0-0, questo è il fallo di Kakà, i danni di Donadella, inquadrato dalla regia di Angelo Carosi, reduce dalla grande regia della Champions League, della finale che ricordo ha prodotto Sky per tutto il mondo. Colpo di testa di Favalli, Gamberini, Montolivo, Semioli anticipato da Jan Kulowski, c'è forse il gioco pericoloso, due restano a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, poi invece ferma il gioco perché c'è stato uno scontro, forse uno dei due è stato toccato alla testa, credo Semioli, Vargas in realtà era stato liberato a sinistra, ecco il colpo a Semioli. Sì, ha fatto bene secondo me Fabio ad interrompere l'azione, anche se poteva essere vantaggioso per la Fiorentina lasciarla proseguire. Ma pericolosa anche poteva essere, perché i due erano a terra, hanno preso un brutto colpo, Alessandro Alciato dal bordo campo. Alessandro, tra poco andremo da Alciato, mentre è deciso Prandelli, lo sguardo da capo indiano, come quello di Maldini, e questa invece è la tribuna con la famiglia Maldini al completo, tutte e tre le generazioni. Andiamo ad Alessandro Acciato. Alessandro. Sì, per raccontarvi che è già partita insomma la sfida fra Carlo Ancelotti e il quarto uomo. Di solito inizia un po' più tardi per quanto riguarda i minuti. Si è arrabbiato al quarto uomo, ha detto cosa aspettate a fischiare, cosa aspettate a fischiare, l'ha quasi ammazzato. Questo insomma è il testuale di Carlo Ancelotti. In effetti poteva essere pericoloso, però più l'intervento di Anculoschi su Semioli per la verità poteva essere pericoloso. Sì, secondo me da un punto di vista regolamentare era da lasciar correre, ha fatto bene Rizzoli a intervenire perché potevano aver avuto danni i giocatori. Botta la spalla per Mark Anculoschi, Montolivo cerca di cambiare gioco, ancora per Vargas, da lì la può crossare anche al volo, infatti prova così, palla sul fondo, Alessia Terquinio da bordo campo. Alessia, le prime indicazioni di Cesare Prandelli a Semioli di accentrarsi quando può e poi su Jovetic di giocare semplice, perché questo è stato il suo problema soprattutto nell'ultima partita, quando comincia a fare le cose troppo difficili non aiuta la squadra. Jovetic deve essere bravo a trovarsi lo spazio perché Pirlo comunque gli gioca abbastanza vicino, no? Se lui rimane troppo centrale rischia di andare nella zona di azione di Pirlo e non trovare lo spazio per ricevere palla. Sedor, Jan Kulowski, Pirlo, Beckham, Kakà, va via Kakà, c'è fallo di Pasquale, si prosegue per il vantaggio perché subentra Zambrotta, arriva a traversare sul secondo palo per Sedorf, rinvio di Comotto, vediamo se c'è giallo per Kakà, no, secondo me poteva anche starci perché il fallo era dritto sull'uomo che aveva nettamente saltato l'avversario e si involava verso l'area. E si creava un 2 contro 1 pericoloso con Zambrotta. Sedor, Jan Kulowski, Sedor, occhio al destro, caviglia rigida ma palla sul fondo. Dunque il Milan ha capito come attaccare, velocizzare l'azione offensiva, soprattutto trovare con i suoi giocatori di grandi qualità tecnica questo spazio da dove ha calciato anche adesso Seedorf, arrivano abbastanza liberi in quella posizione e possono trovare la porta con pericolosità. Abbiamo rivisto l'intervento ai danni di Kakà, poi l'azione che è proseguita con Zambrotta, colpo di testa di Jovetic, arriva Pirlo alle sue spalle,
cerca e trova Kakà, si gira Kakà, vuole allargare un po' meno rapido però del solito in queste ultime settimane Isaacson Kakà. Montolivo, non è stato un anno facile per lui, anche per tutte le voci di cessione che ci sono state. Stavo dicendo sono cose che poi alla fine influiscono, no? Donadel, Favalli di prima per Sedor. Favalli, sbaglia il tocco Favalli, stava per favorire Jovetic che aveva capito che Favalli avrebbe cercato Pirlo. Maldini, Kakà, la mette giù per Beckham, chiuso da Montolivo, Pasquale, Montolivo. Bravo Montolivo su Pirlo, va via la grande, poi l'interno per Vargas che prende il tempo a Zambrotta. Uno contro uno di Vargas, rientra su Zambrotta, prova a sfidarlo, prova ad andare via di potenza, ancora Vargas e Zambrotta però è quasi insuperabile in quelle situazioni. Poi il pallone torna ancora a Vargas che è fuori gioco, lascia andare il pallone e aveva fatto bene perché Pasquale, avendo lasciato andare il pallone Vargas, poteva tornare sullo stesso, si arrabbia Pasquale perché nessuno ha creduto alla possibilità che lui arrivasse al cross. Quindi ingenuità, sì, è vero. Calcio d'angolo. Jovetic. Gamberini, Dida. Beh, la seconda volta che un giocatore della Fiorentina riesce a saltare da solo all'interno dell'area di rigore. Prima Semioli non ha preso la porta, adesso Gamberini sì, troppo debole il colpo di testa, però sono occasioni. Pirlo. Sedor. Milan conferma comunque di essere un po' lento rispetto a queste ultime 4-5 partite. Sì, diciamo che è un po' il modo di giocare della squadra di Ancelotti, no? È abbastanza compassata per i ritmi di gioco, è capace di fare accelerazioni che si vedono in maniera un po' troppo saltuaria in questa fase della stagione, ecco, mettiamola così Fabio. Anche perché in genere è Kakà che dà il cambio di passo e come dicevamo ultimamente un po' meno. Jankulovski, Flamini, Sedor, cerca il corridoio per Inzaghi che era uscito bene dalla linea, probabilmente in posizione regolare. Comotto, comunque Guardalino non è salito perché il pallone non gli è arrivato. Anticipo secco di Jankulovski, chiede palla a Kakà, eccolo servito, c'è anche Sedor, fa movimento Beckham. Kakà con pochi sbocchi però, molti giocatori chiusi davanti a sé. Pirlo poi cambia tutto per Sedor, arriva ad agganciare Donadelli, splendida sforbiciata. Semioli che riparte, vuole palla Jovetic, anche Montolivo che la riceve. Gamberini. La Fiorentina stanno facendo bene in fase di non possesso palla Donadelli e Montolivo perché tolgono la traiettoria di passaggio ai centrocampisti del Milan. Non hanno mai il passaggio facile sugli attaccanti, no? E questo complica un po' il gioco offensivo della squadra di Ancelotti. Zauri va profondo ancora, Gilardino prova a controllare di petto, poi Favalli, Gilardino che si gira, arriva Flamini, gli porta via il pallone in maniera fallosa, calcio di punizione per la Fiorentina. Vedi quello che dicevo prima, come riesce Gilardino pur da solo in mezzo a due avversari che lo pressano a mettere a terra il pallone, qui guadagna un calcio di punizione. C'è contatto contemporaneo, mi sembra, tra pallone e... Sì, lo guadagna un po' sta punizione. Sì, più che altro forse erano due contro uno, questo sì. Ha punito Rizzoli. Pasquale. Palla tagliata per Gamberini che per poco... non trova il tempo giusto di inserimento. Queste per il portiere sono palle micidiali perché aspetta la deviazione dell'attaccante avversario ma rischia che gli finisca in porta il pallone direttamente, no? Qui Dida la controlla comunque molto agevolmente. È pronto il rinvio proprio di Dida. Stacca di testa Gamberini, Montolivo, Gilardino con il tacco, fuori gioco di rientro di Gilardino, calcio di punizione per il Milan. Lo stacco precedente contro Inzaghi che ha preso un colpo. Pirlo, Flamini, Beckham, deve salire Zambrotta, poi si ferma perché è altissimo Jankulovski. Pirlo,
Eccolo Jan Kulowski che ha tagliato dalla parte opposta, leggermente lungo il pallone di Pirlo, ma c'era fuori gioco di Jan Kulowski. Calcio di punizione per la Fiorentina. Comunque Jan Kulowski mi sembra uno dei giocatori più determinati, che abbia un passo diverso rispetto agli altri, no? Nella squadra di Ancelotti l'abbiamo visto con progressioni palla al piede, anche con questi inserimenti abbastanza continui sulla sinistra, dà dello sviluppo al gioco offensivo. Fre. Va a Girardino, Flamini scomposto, non c'è fallo secondo l'arbitro, si prosegue anche per il vantaggio. Comotto, Donadello, cambia tutto per Pasquale, viene incontro Jovetic, si gira bene su Pirlo, Jovetic prova ad andare via, non trova più il pallone, ha cercato un po' lui la gamba di Pirlo più che viceversa. L'arbitro non ha fischiato calcio di punizione, adesso c'è Beckham, attenzione Inzaghi dalla parte opposta, Beckham viene il suo taglio, ha capito tutto Zauri che è stato bravo a chiudere, poi bravissimo Montolivo. Con il Milan sono queste le situazioni che può sfruttare meglio, no? Quando recupera palla e velocizza la ripartenza, come è successo in questo caso. Da Zambrotta a Flamini, Jan Kulowski, Sedor, Jan Kulowski, Flamini, Zambrotta, Beckham, cerca Kakà. Di prima per Inzaghi che era in fuori gioco, era una splendida idea però quella di Kakà. Bella, bella giocata di classe, intelligente, dimostra la sua visione di gioco. Sottolineo però il comportamento dei quattro difensori della Fiorentina, che hanno capito il momento in cui dovevano fermarsi e hanno lasciato andare Inzaghi in fuori gioco. Infatti era al di là Pippo Inzaghi, ma già la seconda, terza imbucata alle spalle della linea che prova a fare il Milan. Deve stare attenta la difesa della Fiorentina, deve essere molto precisa perché il Milan giocherà molto su questa parte. Questo è un atteggiamento difensivo che è vincente finché funziona tutto bene, perché comunque togli profondità alle giocate avversarie. È chiaro che se sbagli si espone a rischi. Pasquale, è venuto incontro Jovetic, di prima per Vargas. Pasquale, Jovetic, di prima ancora per Vargas, ancora per Jovetic, arriva il traversone deviato, splendida girata di Girardino che non trova però la porta. Grande attaccante è questo, no? Che non ha paura di uscire dalla luce della porta, va anche all'altezza, guarda, quasi al vertice dell'area del portiere, poi è chiaro che da lì non è facile trovare la porta, però anticipa sempre il suo diretto controllore. 22 minuti 0-0, una partita comunque piacevole. Favalli, Kakà, Flamini, contrasto perdente, Vargas, Montolivo, Jovetic in controtempo, Beckham si gira, chiuso ancora da Montolivo, fino adesso gran primo tempo di Riccardo Montolivo. Sì, perché sta unendo grande quantità a giocate tecnicamente pregevoli, gliene abbiamo viste fare 3 o 4 veramente belle. Flamini, Sedor si trova il pallone tra i piedi, poi Kakà prova ad aprirlo per Jan Kulowski senza riuscire. Flamini, Pirlo, adesso è più Milan che tiene il pallone, la Fiorentina che cerca di riconquistarlo e partire veloce rispetto ai primi minuti, è cambiato un po' tutto. Zambrotta, Zambrotta con il sinistro, ha cercato proprio l'inserimento di Inzaghi. Ho visto il movimento di Inzaghi a retrocedere quasi per rimanere in linea, ed era rimasto in linea. Sì, 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 era assolutamente in gioco. Bravo, bravo, veramente un gran movimento. Solo che poi il pallone era un filo lungo. No, dicevi bene, la Fiorentina ha dato molto sotto l'aspetto dell'intensità nei primi minuti, adesso sta un po' aspettando, sfruttando le ripartenze, qualche pallone recuperato, forse sta anche rifiatando un po'. Fallo di Jovetic su Maldini, calcio di punizione per il Milan. Eccolo il gomito di Jovetic sulla guancia di Maldini. Sedor, Flamini, Pirlo, Favalli, Flamini, Favalli, Sedor, Jan Kulowski si fa vedere come solito da sinistra, occhio Inzaghi che è già al centro, arriva il cross per lui, appena sfiorato da Zauri che lo prolunga. Beckham, Pirlo, Flamini, Kakà mette giù il pallone, Flamini con il destro, palla che credo abbia toccato la traversa e sia finita sul fondo. Sì, incrocio di pali
di Flamini. Bella questa giocata del Milan, ha cominciato a sinistra e finito a destra. Incrocio pieno. Sì, sì. Ha cominciato a sinistra e finito a destra per trovare sfogo poi centralmente con questo appoggio all'indietro di Kakà. Flamini ha un gran tiro, è arrivato coordinato bene. Fred credo proprio non avrebbe potuto far niente. No, la palla era dritta all'incrocio, ha toccato lo spigolo esterno dell'incrocio dei pali. Si poteva anche bucare il pallone a prendere lo spigolo lì con quella forza. Prova a spingere Jovetic dopo un contrasto vinto da Vargas, esce poi prima Maldini, poi Pirlo, non c'è fallo, protesta un po' pubblico Maldini. Inzaghi, attaccato Inzaghi, commette fallo Zauro, calcio di punizione per il Milan. Sì, c'è qualche fischio ma mi sembrano giuste le decisioni dell'arbitro in queste in lascia giocare di... molto poi sì. Lo sappiamo come allora a me piace molto perché comunque è sempre vicino all'azione, poi ogni tanto sbaglia come tutti, ma è un'interpretazione dell'arbitraggio che a me piace questo. Montolivo prende un buon pallone, poi cerca un varco centrale chiuso da Pirlo che sbaglia a sua volta. Zauri con comodo Gamberini, Comotto, Donadelle cerca la profondità, trova la chiusura di Favalli, colpo di testa e poi da terra Flamini riesce a servire Sedor. Kakà, si distende il Milan, Pirlo e Beckham, dentro c'è anche Inzaghi, Kakà vuole Sedorf, occhio che da lì Sedorf è pericoloso, cerca una giocata difficile, deve ricominciare da capo. Flamini, si fa vedere Jan Kulowski, Sedorf, arriva il traversone ancora per Inzaghi, ma certo non ci sono grandi saltatori nel Milan, i traversoni soprattutto se così sono abbastanza facili per la difesa della Fiorentina. Andiamo pure da Alessia Tarquinio a bordo campo mentre rivediamo la conclusione precedente di Flamini. Alessia, Nari sta chiedendo ai centrocampisti di cambiare più spesso il gioco, non sfruttare soltanto la fascia con Segnoli ma quella con Vargas, di non aver paura a dare direttamente il pallone a Gilardino anche se ci sono gli uomini su di lui, perché lui poi può sempre far creare una situazione positiva. Il problema che incontra la Fiorentina adesso è che la palla ce l'ha di meno rispetto all'inizio. Il Milan fa un possesso palla più, anche se in questo caso ha sbagliato, però più continuo. È migliore, sì, rispetto all'inizio. Semioni non controlla, palla in fallo laterale, rimessa in gioco per il Milan al 27esimo. Flamini. Beckham. Jan Kulowski. Inzaghi è fuori gioco e questo non ha potuto servirlo Jan Kulowski. Beckham, Pirlo, c'è Zambrotta a destra, uno contro uno di Zambrotta, viene incontro Kakà. Kakà cerca l'uno contro uno, riesce a rientrare, ancora Kakà, deve ricominciare da capo. Beckham, ancora David Beckham. Jan Kulowski, Sedor cerca l'apertura dalla parte opposta, Zambrotta rientra, attenzione al sinistro, tre è sicuro, poi ancora Zambrotta sul pallone, lascia per Beckham, arriva il cross di Beckham, messo fuori, calcio d'angolo, buon momento del Milan. Però vedi la pazienza che ha in questo possesso palla al Milan, lo porta quasi sempre poi a poter concludere. Certo non è facile far gol da lì, però il tiro di Zambrotta è stato bello, preciso. Ancora Pirlo cerca il sinistro a giro, era quasi un traversone per Inzaghi, ha messo fuori anche con un po' di fortuna di Nuca Comotto. Che mezzo miracolo di Comotto che è riuscito a indirizzare la palla proprio dove doveva, su una conclusione fortissima. Sedor, Jan Kulowski, Sedor, ancora Jan Kulowski, arriva al traversone, secondo palo c'è Beckham che forse con un fallo arriva con i tempi giusti, calcio di punizione, fallo su Vargas. L'hanno chiamato diverse volte in questi inserimenti Beckham, prima tanto, il pallo non c'è. Infatti sono d'accordo perché lui capisce prima di Vargas dove passare, lo taglia, si toccano involontariamente, non c'era fallo secondo me. Dicevo anche prima sul cross lungo di Sedorf, aveva fatto segno a Beckham di inserirsi, vogliono gli inserimenti, lui sta facendo proprio l'esterno destro di un centrocampo a 4 e deve andare a chiudere queste traversioni che arrivano dalla fascia opposta. Jan Kulowski, Pirlo cerca Inzaghi, una cintura, un po' di Gamberini che riesce comunque a toccare il pallone di testa a Pasquale. Jovetic, Pasquale,
Maldini, Montolivo, grande anticipo, 4 contro 4, Montolivo prova a sfruttare la situazione, cerca il suggerimento per Gilardino, aveva capito tutto Favalli, non si sarebbe mai passati da lì, Favalli era lì proprio per interrompere il passaggio. L'esperienza di Favalli, lui conosce il calcio, in queste cose era un fenomeno a 20 anni, immagina adesso. Kakà si era proprio messo lì, preferiva quasi che gli scappasse leggermente alle spalle, ma lui voleva andare sul passaggio filtrante. Ma è vero, è vero. Zambrotta, Beckham, Sedor cerca il corridoio per Inzaghi, aveva fatto il movimento, Montolivo però ha chiuso, che in questo caso Montolivo ha capito tutto prima. Vedi, un altro giocatore che ha la visione di gioco, no? Come intuisce le intenzioni dell'avversario. Galoppa Comotto, quasi più del pallone, poi però riesce a ritrovarlo su Pirlo, che lo ferma due volte, e poi arriva Jan Kulos che prende palla. Pirlo è entrato nettamente sul pallone nell'occasione precedente, Comotto il pallone invece l'aveva un po' perso dopo l'ultimo controllo. Kakà in ritardo, un po' lento, arriva prima di tutti Pasquale, allora si va dalla parte opposta, Vargas. Vargas e Beckham, Beckham non molla, ancora Vargas, ma Beckham non l'ha fatta andare dove voleva. Montolivo prova il destro, c'è una deviazione, calcio d'angolo per la Fiorentina. Ottiene il massimo Montolivo da questa situazione, perché ha calciato così in porta, ma era oltre 40 metri quasi per liberarsi del pallone, ha ottenuto un calcio d'angolo che è prezioso in questo momento. Segnoli, Girardino e Gamberini solo in area di rigore per la Fiorentina, calcio d'angolo brutto, ha interrotto Kakà che comunque si sta impegnando molto, la rimessa laterale per la Fiorentina. Montolivo, Donadel, Comotto, Donadel, Montolivo, cerca un corridoio, 1-2 con Vargas, Montolivo, a largo c'è Pasquale, vuole andare al traversone laterale sinistro, eccolo il cross deviato, poi messo fuori da Maldini. Montolivo, Beckham fuori tempo, ma mette fuori tempo anche Pasquale, non tocca il pallone, la rimessa laterale sarà per Milan. Con le mani Zambrotta, Pirlo, Favalli, Sedor, in mezzo a tre Sedorf, Pirlo, Jan Kulos libero, si va da Kakà, controllo difficile di Kakà, Donadel, e adesso Comotto, Gamberini, Donadel, Montolivo, si è aperto Vargas a sinistra, Montolivo lo guarda, poi passa da Gilardino centrale, Maldini con Gilardino che è scivolato, si gioca, non c'è fallo, Beckham cerca l'apertura immediata per Inzaghi, che però andava da un'altra parte, chiede scusa a Beckham, i due non si sono capiti, Fre per Donadel. 33 minuti di gioco, ho visto un Ancelotti abbastanza arrabbiato, tra poco andremo da Alessandro Acciato. Jovetic prova ad aprire tutto per Vargas, arriva la chiusura di Zambrotta, palla in fallo laterale, Alessandro Acciato da bordo campo. Alessandro. Sì, quell'immagine di Ancelotti arrabbiato si riferiva a un passaggio sbagliato di David Beckham, invece ha detto più volte lo stesso Ancelotti a Kakà che si deve muovere di più perché lo vede lento e troppo fermo, gliel'ha detto un paio di volte, infatti Kakà è abbastanza nervoso insomma in questo inizio in questo primo tempo, è anche abbastanza lento e fermo, soprattutto lui riceve palla troppo centralmente, ha sempre Gamberini che lo pressa da dietro e uno tra Donadel e Montolivo che lo raddoppia dall'altra parte, perciò è difficile per lui prendere palla e dar sviluppo al gioco, forse si muovesse un po' di più, svariando un po' più come lui sa fare, a lui piace farlo normalmente, no? Sta facendo proprio la punta adesso, qualche gioca quasi spalla alla porta. Kakà, anzi gioca proprio decisamente spalla alla porta, si deve girare, lo fa bene. Beckham, Kakà, tutti a imbuto però quelli del Milan adesso, non c'è nessuno spazio sulle fasce. Sedor, Flamini, prova Jan Kulos a sinistra, vuole passare, non ce la fa Donadel, vediamo se parte il contropiede della Fiorentina, prova a spingere lo stema Jovetic, buona l'apertura a destra per Segnoli che ha un po' di campo, va in copertura Favalli che però non può allargarsi perché ci sono i giocatori che arrivano in mezzo, Segnoli arriva a traversone sul secondo palo, ha sbagliato completamente il cross, troppo facile per Dida, però bisogna dire che erano in cinque i giocatori del Milan che avevano ripiegato contro i due attaccanti della Fiorentina, Jovetic e Gilardino, non era facile servirli. Sedor, Pirlo,
Seedorf, Pirlo, Kakà, vediamo se inventa, uno contro uno, Kakà cerca il fondo, Kakà contenuto, gli manca proprio un po' di brillantezza, però si vede. Già da questa parte riesce quantomeno a prendere la palla e puntare il difensore, lui non è in condizioni brillantissime in questo momento, si vede anche dal fatto come Comotto, ecco, si vede bene, sì, qui, no? Gli manca proprio la brillantezza, sì, lo spunto che aveva, quello che fa la differenza poi fondamentalmente. Però comunque se riceve palla più largo ha maggior possibilità di poter puntare all'avversario o tentare la giocata. Il rinvio di Frey, Semioli, Flamini, Seedorf, Jan Kuloski con la pressione del giocatore della Fiorentina prova a uscire con calma il Milan e lo fa. Pirlo, Kakà, movimento di Beckham ad allargare, Kakà prova a passare in mezzo, fermato ancora da Donadel con un fallo secondo l'arbitro. Sembrava che Donadel fosse arrivato in netto anticipo sul pallone, per la verità. Sì, Rizzoli era molto vicino, probabilmente entrato un'ora in anticipo Donadel, può essere forse gioco pericoloso, ma non tiene neanche le gambe particolarmente alte al martello. Infatti non sembra molto convinto. Fa segno di no. E probabilmente aveva ragione. Pronto a battere Pirlo. Da lì è pericolosissimo Pirlo. Per le sue traiettorie imprevedibili del pallone, che più è lontano, più parte da lontano dalla porta e più può sorprendere. Stavo dicendo, 30 metri è proprio la misura sua per fare quella pallaccia che scende, no? Il portiere deve avere pazienza di non andare troppo presto sulla prima traiettoria. Però colpisce male stavolta Pirlo, il pallone si perde sul fondo. Qui non è riuscito, il modo come ha calciato mi è sembrato quello suo solito. Alla Pernambucano. Sì, bravo. Alla Juninho. Che diventa difficile per il portiere, perché quando il pallone si abbassa e ti finisce agli angoli bassi, se non l'hai visto partire bene, è dura. No, poi cambia improvvisamente traiettoria, perciò se tu vai sulla prima direzione rischi di rimanere spiazzato in una maniera inevitabile. Fallo adesso ai danni di Pirlo, il calcio di punizione per il Milan, cenno d'intesa con Jovetic del direttore di gara, 37 minuti di gioco, diciamo che il ritmo non è forse nato, Milan sta cercando di controllare la partita. La Fiorentina ha avuto qualche occasione, nessuna occasione clamorosa però da una parte e dall'altra. E ci sta anche riuscendo il Milan, mentre nelle primissime fasi sembrava un po' in difficoltà con un ritmo superiore della Fiorentina, questa fase mi sembra che abbia un'ottima gestione del possesso palla e di conseguenza anche dell'andamento della partita. Zambrotta, Kakà, prova ad andare via Pasquale, Kakà che comunque si impegna, sta cercando di farsi vedere molto dai compagni. Zambrotta ancora con le mani. Beckham. Chiama in avanti Pirlo, buon buco centrale. Pirlo poi voleva servire Kakà, ha toccato troppo forte. Sì, forse anche un po' esagerato, nel senso che era di una difficoltà incredibile questo passaggio, perché non aveva neanche il corpo messo per farlo, probabilmente. Vediamo. Secondo me poteva anche provare a calciare in porta. E ha tentato una giocata non look, andava col corpo da una parte e metterla dall'altra. Vede le cose un secondo prima degli altri, veramente. Girardino, Zambrotta, Maldini. Maldini attaccato da Jovetic, se la cava bene. Flamini, Jan Kuloski. Flamini, Jan Kuloski. Favalli. Ancora lui. Kakà in controtempo non può arrivare sul pallone. Zauri lo tocca male. Stacca di testa Comotto. Prolunga Donadel. Pirlo prova a mettere ordine. Anche il suo non è un controllo precisissimo, però è il primo ad arrivare sul pallone. Buono l'inserimento di Beckham. Fallo di Montolivo. Subentra ancora Pirlo. Poi l'apertura di Pirlo a memoria su Inzaghi. Protetta da Gamberini in uscita di Frey. Non è facile ancora una volta perché i due centrali della Fiorentina sono veramente molto attenti ad assorbire per tempo questi movimenti di Inzaghi. Qui ha coperto bene Gamberini l'uscita di Frey. Controtempo per Pasquale, troppo lungo il pallone di Montolivo che chiede scusa. Parla con i suoi prandelli. Maldini, Flamini, tra
39 minuti che si stanno per compiere sul cronometro, sempre 0-0 in questo momento, Milan e in Champions, la Fiorentina è preliminare. La Fiorentina per superare il Milan deve vincere con due gol di scarto. Favalli, Seedorf, Zambrotta, Beckham, Seedorf, Beckham, Seedorf. Grande palleggio del Milan, Pirlo. Non so quanto abbia tenuto palla nel primo tempo, ma moltissimo dopo i primi 10 minuti. Zambrotta cerca un varco per il traversone, Zambrotta prova ad andare via, chiuso da Pasquale, allora vuole ricominciare, cerca un fallo, lo trova, secondo me l'ha un po' cercato per Zambrotta il fallo. Si è messo la gamba destra a coprire il pallone proprio nel momento in cui Pasquale stava tentando di intervenire. Si è buttato. Sono abbastanza d'accordo. Tanto c'è Beckham che sta per battere il calcio di punizione, abbiamo rivisto l'intervento su Zambrotta, con Zambrotta che allarga la gamba. Beckham in traversone con Inzaghi che non riesce a toccare di forza il pallone in anticipo sul primo palo, un buon anticipo quello di Inzaghi. Questi cross di Beckham sono sempre pericolosi perché sembra che non metta forza, no, col movimento della gamba, poi invece arrivano sempre con una velocità superiore a quello che il difensore si aspetta. Il grande crossatore del mondo. Fallo di Zambrotta, calcio di punizione, volevano anche un giallo per l'intervento di Zambrotta su Gilardino, il giocatore della Fiorentina. Qui vediamo che si aiuta molto con le mani Zambrotta, si divincola come può Gilardino. Montolivo, Gamberini, Comotto, 41 minuti 0-0, Zauri, Pasquale, fuori tempo Flamini spinto da Jovetic, calcio di punizione per il Milan. Sì, è bastato proprio che ci si appoggiasse Jovetic su Flamini, ma domanda fuori tempo. Sì, non riesce a prendere il pallone per quello. Pirlo cerca l'apertura, Pirlo impreciso stavolta. Poi Kakà però torna sul pallone dopo un errore di Seignoli. Ancora Kakà. Sbagliato, tocco per Beckham. Montolivo, possibilità di controvere per Milan. Seignoli molto veloce, prova ad andare insieme a Gilardino che aggiusta il pallone per Jovetic. Ci fa vedere Vargas dalla parte opposta. Eccolo servito, occhio che Jovetic al centro con Gilardino. Arriva a traversare per Gilardino, spinta! Non c'è fallo di Ferissoli. Calcio di punizione contro la Fiorentina. Rivediamo perché il cross di Vargas era buono, forse un po' troppo su Dida, c'era anche Seignoli largo, all'altezza è solo, all'altezza del secondo palo, rivediamo il contatto, ma mi sembra che Gilardino che spinge. Sì, sia stato Gilardino, allora, qui vediamo la parte finale, Gilardino, vedete che dietro Favalli lo prende e lo tira, poi noi vediamo la parte finale quando è passato Gilardino. Però il contrasto, Rizzoli era molto vicino, ha visto la parte iniziale con Gilardino che era dietro e che si fa largo probabilmente spingendo prima lui Favalli, per questo non ha dato rigore. Non ci sta Prandelli. Allora, ripeto, dall'immagine si vede l'ultima allargata di Favalli e quella potrebbe essere da rigore. Io credo che Rizzoli abbia valutato l'inizio dell'azione, quindi la prima trattenuta di Gilardino a Favalli che era in anticipo. Sì, era un corpo a corpo che durava da un po', mi è sembrato ai limiti del regolamento, ma ha consentito il modo di difendere da parte di Favalli. Comunque Rizzoli era proprio lì, ha visto tutto, li stava proprio curando, ha visto nettamente che li stava seguendo e li stava curando. Montolivo cerca la conclusione, Montolivo, è una palla che poteva diventare pericolosa perché rimbalzo non è mai facile, Dida però si è presentato bene. Lui ci prova sempre, anche da molto lontano, colpisce la palla di mezzo esterno che ha sempre una curva ad uscire verso la sinistra del portiere e a volte insomma gli ha messo in grave difficoltà. Fallo di Seedorf per Montolivo, applausi ironici del pubblico di Firenze al direttore di gara. Pubblico e Prandelli mi sembrano convintissimi di... Qui vediamo il fallo di Seedorf, del fallo. Io ripeto, l'immagine presa dall'inizio e quindi da quando Favalli era davanti è un po' diversa a quella che abbiamo visto poi dopo, quando vediamo solo la parte finale dove in effetti Favalli fa fallo.
Pirlo, Beckham, Seedorf, Kakà. Prova a cambiare tutto per Zambrotta. Pirlo, Beckham, Jankulowski, sinistra di Jankulowski, ha calciato bene, palla alta sopra la traversa però. Mentre il Milan ha difficoltà a servire gli attaccanti, diciamo Inzaghi, all'interno dell'area di rigore, però è arrivato spesso al tiro dai 25 metri nell'arco di questo primo tempo e anche in maniera pericolosa, guarda questa, non passa mica lontano. È già vicino all'incrocio dei pali. Il rinvio di Frey. Colpo di testa di Semioli, poi Jankulowski in qualche modo, attenzione che Zambrotta all'ultimo momento riesce a anticipare Vargas, che poi però ha un po' di campo a disposizione. In mezzo sempre Gilardino. Vargas chiuso per il traversone, deve ricominciare da capo, lo fa passando da Pasquale. Cross deviato, Favalli lo mette fuori. Saranno due minuti di recupero, pallone gestito da Montolivo, in mezzo a due, Montolivo, gran palleggio. Bravissimo Montolivo, Donadel. Altra palla toccata con un braccio forse da Flamini. L'arbitro fischia calcio di punizione e ammonisce Flamini. Bel primo tempo di Montolivo che comunque pulisce tutta questa serie di palloni, no, che gli arrivano anche non perfetti nella zona centrale del campo. Poi qui Donadel cerca il cross. L'intervento di Flamini è con le braccia un po' scomposte. Non è a protezione in questo caso, secondo l'arbitro. Munizione forse un po' severa, Fabio. No, ma la munizione, se il fallo rimane volontario, c'è calcio di munizione, ha interrotto un'azione importante e quindi automatica. Che pallone andava verso l'area di rigore. Pasquale. Esce il sole a Firenze. Occhio che hanno perso Comotto. Pallone per lui che stava per girare. Ha messo fuori Flamini, Comotto non è riuscito a prolungare come avrebbe voluto. Montolivo. Beckham. Sta per arrivare Vargas. Andiamo da Alessandro Acciato. Alessandro. Solo per dirvi che è divertente vedere come se da una parte Prandelli chiede più velocità alla sua squadra, dall'altra parte Carlo Ancelotti chiede estrema calma. Insomma, si vede che a una squadra basta un risultato, l'altra invece deve vincere per forza. Pallone ancora per Pasquale, arriva il traversone per Gilardino che spinge. Calcio di punizione per il Milan e fuori gioco anche di Gilardino. Però hai visto anche in questo caso come si è appoggiato su Favalli per non farlo intervenire, allo stesso tempo trovare, cercare lui l'impatto con quel movimento sul pallone. Non gli è riuscito, però i movimenti all'interno dell'area di rigore di Gilardino sono veramente sempre da sottolineare. Sì, dalla botta per riuscire a fare lui la torsione alla fine. Stagione strepitosa quella di Gilardino a Firenze, un grandissimo acquisto. Devo dire che a Milano non possono avere neanche tanti rimpianti, perché uno che non segna per un anno nel suo stadio, insomma, evidentemente qualche piccolo problema psicologico lo aveva, no? Sì, ma difficile spiegare cosa sia successo, ma soprattutto l'anno scorso, no? Perché l'anno precedente aveva fatto bene, comunque molto bene. Aveva fatto bene. Però sai, specialmente agli attaccanti capitano, no, quelle annate in cui non riescono le cose, e poi l'anno dopo magari si riesce anche più di quello che certo. Che cerchi. Si giocherà ancora per una trentina di secondi, praticamente ha bloccato il cronometro in seguito all'infortunio del direttore di gara. Sta per entrare Beckham, occhio che qui Zambrotta e Dida stanno per combinare il pasticcio. Soprattutto Dida evidentemente non aveva chiamato nella giusta maniera il pallone e poi il pallone non gli sarebbe arrivato. L'arbitro dice che può bastare, manda tutti a prendere qualcosa da bere. Finisce 0-0 al primo tempo tra Fiorentina e Milan. Per il momento alla Champions diretta è qualificato il Milan in virtù, possiamo dire, dell'1-0 dell'andata. Super Sport. Nuova Alfa Romeo 159 con nuovi motori e nuovi prezzi da 22.300 euro. Vieni a provarla in tutte le concessionarie Alfa Romeo. Il primo tempo di Luca Marchegiani. Inizio molto buono da parte. Fanno il loro ingresso in campo le due squadre. Abbiamo assistito, Luca, un primo tempo equilibrato che il Milan nella seconda parte ha controllato abbastanza. Sì, l'ha controllato bene. Ha sofferto all'inizio un po' una maggiore aggressività da parte della Fiorentina, che poi ha
ha trovato però più difficoltà ad allargare il gioco sulle fasce laterali. Ogni qualvolta è riuscito a crossare dal fondo ha sempre messo in difficoltà la difesa del Milan. Però non è una novità questa, che il Milan sui colpi di testa sia un po' in difesa. Però con l'andare della partita c'è riuscita sempre meno. Adesso vedremo come approcciano questo secondo tempo. È vero che il quarto posto è matematicamente conquistato, però è anche vero che non si parla solo, Fabio, secondo me, di una settimana, 15 giorni in più di vacanza. I preliminari l'anno prossimo saranno più complicati rispetto a quello che sono stati negli ultimi anni, perciò io credo che la Fiorentina farà di tutto per riuscire a sovvertire lo stato delle cose in questo momento, il risultato della partita. Ha bisogno di due gol, il Milan invece ha bisogno di controllare, questo risultato dà grande tranquillità. La Juve sta vincendo. Quindi questo elimina la possibilità di un arrivo a pari punti di tutte e tre le squadre. Abbiamo inquadrato Gattuso, che è l'unico dei giocatori in panchina del Milan senza il pezzo sopra della tuta, senza la giacca della tuta. È una specie di allenatore non giocatore, hanno detto, però non si sa mai. Io credo che lui ha una voglia di entrare in campo e ritornare. Vedremo anche le sue condizioni poi eventualmente per la nazionale e per la Confederations Cup, che io vi ricordo trasmetteremo integralmente in diretta su Sky. Per chi vuole vedere la partita in HD, canale 208, HD2. Beckham, Favalli, pallone che arriva nella zona di Flamini, che prova a girarlo subito per Inzaghi, che gioca sulla linea, era in fuorigioco. Calcio di punizione per la Fiorentina. Qui hanno un po' rischiato i due centrali della Fiorentina, che hanno fatto un ottimo primo tempo su Inzaghi. Qui si erano messi male, ha rischiato di farsi sorprendere da un passaggio non velocissimo, anche abbastanza prevedibile secondo me. Si era comunque mossa bene la linea, i due hanno tenuto qualche centimetro in fuori gioco di Inzaghi. Montolivo, ottimo il suo primo tempo. L'apertura è per Comotto, arriva il traversone di Comotto, insidioso, la palla è fuori per Montolivo. Inguardabile questo destro, infatti si mette le mani in faccia. L'ha presa malissimo, ha avuto tempo di aspettare il rimbalzo giusto del pallone, ha preso quasi le misure, poi nel momento in cui è impattato l'ha presa proprio male. Voleva calciarla di controbalzo, secondo me, non ci è riuscito. Dida, che ha impiegato un po' di tempo a riprendere, tanto che Rizzoli ha detto di fare in fretta. Fuori tempo Gamberini, non ha del meglio, c'è Kakà, ma c'è fallo di Inzaghi che ha sbilanciato l'avversario al momento del salto. Calcio di punizione per la Fiorentina. Inzaghi si arrabbia molto, però secondo me anche in questo caso è giusto il fischio di Rizzoli, perché ha proprio ostacolato il tentativo di colpo di testa di Donadel. Andrà a battere Frey. È pronto intanto a scaldarsi, è iniziato a scaldarsi Pato. Girardino in area di rigore! Che giocata di Girardino, velocissimo con la punta quasi esterna, è riuscito a toccare il pallone. È stato bravissimo, perché si è messo qui per prendere lui il rilancio, no? E invece ha capito che lo prendeva Semioli, si è smarcato subito, ha anticipato Maldini di esterno destro, è riuscito a dare quel giro al pallone che stava per essere sufficiente per entrare in porta, è uscito veramente di poco, ma gran giocata ancora di Girardino. Veramente pericolosissimo in area di rigore Alberto Girardino, 19 gol quest'anno in campionato. Deve riprendere da capo la Fiorentina, la posizione era sbagliata. Al primo anno al Milan Girardino 17 gol in campionato e 2 Coppa Italia. Terza stagione, quella dello scorso anno, la più difficile sicuramente al Milan, proprio per Girardino, che ha deciso poi di cambiare area e ha trovato con Prandelli, che l'aveva avuto a Parma, l'allenatore che è riuscito a valorizzarlo. Seedorf, Flamini, Kakà,
uno contro due perché arriva a raddoppio Kakà, cerca lo spunto, Gamberini non molla e mette in calcio d'angolo, stavolta era passato Kakà. Si è aiutato con il braccio Gamberini, no? Ha tolto un po' di velocità all'avversario e ne ha presa lui con questo movimento, poi scivolata, salvato il rilancio di prima di Frey, vedi, secondo me era su Gilardino, poi lui capisce che la prende il compagno, si smarca velocemente e calcia in porta. Colpo di testa in anticipo sul primo pallo di Inzaghi e palla alta sopra la traversa, un buon anticipo di Pippo Inzaghi. Comunque si assomigliano questi due giocatori, no? Abbiamo detto nel primo tempo questi smarcamenti oltre il primo palo di Gilardino, guarda qui anche Inzaghi come lo va a prendere, è immarcabile per il difensore perché il metro che gli prende all'inizio non lo recuperi più, no? Lui continua la corsa e va a colpire la palla più avanti possibile. La presa di spalla per la verità e non di testa, per questo il pallone è terminato alto sulla traversa. Gilardino da quando ha iniziato si è detto che erano Inzaghi, quindi pallone profondo. Zambrotta finisce giù, c'è fallo. Secondo il direttore di gara Pasqual dice che era intervenuto di spalla e che poi aveva il pallone nella sua disponibilità. In effetti non c'era fallo, non c'era fallo, aveva sbagliato il tempo Zambrotta. E lì era una buona occasione perché sì, Pasqual perché era libero praticamente. Poteva prendere palla e puntare direttamente l'area di rigore. Colpo di testa, rimessa laterale, si lamenta adesso Zauri che dice di essere stato ostacolato da Kakà. Rinvio di Favalli che cerca Seedorf, colpo di testa di Seedorf che poi mantiene il possesso del pallone e poi in fuori gioco Kakà che infatti si è girato a guardare la sua posizione, era al di là, calcio di punizione dunque. Comunque la linea difensiva della Fiorentina, coraggio, qui però è da rivedere perché secondo me era in linea in questa situazione. È pronto il rinvio Fred. 5 minuti e 30 dall'inizio del secondo tempo, sempre 0-0. Gilardino che ha avuto la più grande occasione della partita qualche minuto fa, qui commette fallo su Jankulowski, calcio di punizione per Milan. Il fallo non è di Gilardino in realtà, ma di Semioli. Pallone per Maldini. Favalli, Alessandro Ciao da bordo campo, Alessandro. Per segnalarvi solo la posizione decisamente più arretrata di Flamini rispetto al primo tempo, guardate sui rinvii della Fiorentina va in linea con i quattro difensori. Eccolo, Seedorf, Flamini. Contrato il suo tentativo da Donadella, rimessa laterale per il Milan, ha trovato Kakà che si è liberato bene, entra in area di rigore, Kakà cerca un barco, Kakà ancora, la mette dentro! Su Inzaghi un po' troppo verso la porta, una cosa a metà tra un... per il tiro a giro c'era Inzaghi che si era staccato all'altezza del secondo palo, poteva essere servito, però chiaro che in quelle situazioni non è facile vedere tutto. Stacca di testa Flamini che riesce a toccare il pallone, Jankulowski in verticale per Kakà, sembra entrato con un altro spirito Kakà in questo secondo tempo. Ecco la sua apertura che era buona a sinistra, Pasquale interviene prima di Beckham. Zambrotta, Beckham, Flamini prende bene il tempo, poi cerca Kakà, ha messo fuori Zauri, ancora su Flamini. Favalli, troppo lunga l'apertura per Kakà che non può assolutamente arrivare, ci sarà rimessa da fondo per Sébastien Frey. Però Fabio, dicevamo nel primo tempo come Kakà fosse difficile anche servire dai compagni perché era un po' statico, no? Quando si muove così, adesso il passaggio di Favalli era lungo, palesemente sbagliato, però è più facile servirlo anche dai difensori, questo diventa fondamentale per il gioco offensivo del Milan. Pallone profondo, stacca di testa ancora Flamini che evidentemente è stato messo lì per questo. Montolivo, fallo di Flamini, ritardo su Montolivo che si gira verso l'arbitro. Comotto, Donadella, apre tutto per Pasqual, mette in mezzo al volo Pasqual, c'è una deviazione e poi Maldini che allontana. Donadella insegue il pallone, Pasqual arriva prima Beckham, però va via Beckham, prova ad accelerare ancora su Pasqual che lo contiene, riesce anche a mantenere il pallone in campo. Poi in realtà rischia a calcio d'angolo Fre. Zauri.
un po' complicata questa azione difensiva. Era meglio darglielo prima, farlo laterale lì, perché rischiare questo rinvio complicatissimo. Kakà, Beckham, Pirlo aspetta il movimento di Jankulowski, che deve saltare anche l'arbitro. Flamini, Seedorf, non tocca il pallone. Seedorf ha giocato pochissimi palloni rispetto alle abitudini oggi. Sì, un pochino più defilato nella sua posizione, no? Vedi, adesso qua lo vediamo bene, qui sotto a noi, largo a sinistra. Non è entrato molto nel vivo del gioco. Il rinvio di Gamberini, colpo di testa di Gilardino. Zambrotta controlla la situazione, poi rinvia, ha visto dove era Beckham e lo ha servito. Beckham per Pirlo, Pirlo per Beckham. Pirlo, Zambrotta, Flamini, Jankulowski, Flamini, Favalli, mantiene il possesso palla al Milan, Flamini, Pirlo, prova a sganciarsi Zambrotta, prende il tempo a Vargas, arriva il traversone di Zambrotta, Inzaghi, Kaká, 1-0. Bellissimo questo gol, anche se poi è sembrato facile, era facile probabilmente per Kakà, ma l'inserimento di Zambrotta sulla destra, il taglio di Inzaghi all'altezza del primo palo, non ha impattato bene il pallone, ma dalla carambola ne è uscito un assist per Kakà, troppo facile per lui metterla dentro da lì. Adesso ne servirebbero tre dunque alla Fiorentina di gol. Il gol di Kakà, che ringrazia il signore come sempre fa dopo una realizzazione. Bellissimo il cross di Zambrotta, oltre la linea difensiva c'è un mezzo miracolo di Gamberini che riesce a impattare il primo tentativo di Inzaghi. Kakà arriva a rimorchio, molto presente, l'abbiamo detto, in quel secondo tempo rispetto a quello che sembrava l'inizio partita, e il gol non può sfuggirgli, lui d'interno senza... vede il palo dritto lì davanti e non può sbagliare. Si vedeva subito che era un altro Kakà rispetto al primo tempo, no? Esulta anche Borriello lì dietro Galliani, ovviamente importantissimo per il Milan mantenere la posizione in classifica. Gol importantissimo, si è visto anche come tutta la squadra si è stretta intorno a Kakà, Inzaghi per festeggiare questo gol, sanno che ha un valore fondamentale per la stagione del Milan. Montolivo, Segnoli, prova ad andare via in mezzo a tre, Segnoli, vince un contrasto Jovetic e si è immolato Flamini, che è riuscito a buttarsi di testa e deviare il pallone. Si è stato molto coraggioso, perché non era male per Jovetic poter calciare con la palla ferma sulla linea del limite dell'area di rigore, infatti ha tentato il tiro d'interno. Attenzione, Gilardino riesce ad arrivare, prova un traversone, non c'era nessuno, poi Dida, stava per combinare un orrore Dida. Forse ha sottovalutato questo pallone che arrivava veramente morbido tra le sue mani, probabilmente non ha rimbalzato bene, gli è scappata però talmente vicino che è riuscito a recuperarlo immediatamente. Comotto, Seedorf interviene, gioco pericoloso, calcio di punizione per la Fiorentina. È interessante vedere la reazione della Fiorentina adesso, perché dicevi tu, deve fare tre gol, però mi sembra che abbia comunque reagito nella maniera giusta, no? Quasi una reazione di orgoglio per provare a fare qualcosa per recuperare la gara. D'altronde una delle caratteristiche della Fiorentina di Prandelli è proprio quella di non mollare, no? È una squadra meno brillante dal punto di vista spettacolare, però molto concreta quest'anno. Sì, è vero. Jovetic, Donadella, Montolivo, cerca ancora la conclusione Montolivo, stavolta era preoccupato dall'arrivo di Pirlo, non ha calciato bene. Dida per Kakà, Pirlo, apertura di Pirlo per Inzaghi. Comunque è straordinaria la tranquillità con cui il Milan gioca sempre queste partite decisive, la grande abitudine, no, a gestire la tensione. Pirlo, Seedorf, cerca un corridoio che era per Inzaghi, ha trovato i piedi di Kakà, se l'è presa con Kakà, che ha detto, allargato le braccia come a dire che potevo fare lì, perché l'ho trovato sulla traiettoria. Era fortissimo il passaggio. Donadella, Montolivo, corridoio per Vargas che non passa su Zambrotta, tra grande partita di Zambrotta. Pirlo, Kakà lascia lì il pallone, poi si gira improvvisamente Kakà e parte, buona chiusura di Gamberini. Donadello, Vargas, Montolivo, Pasquale,
cresce la temperatura perché è uscito il sole. Vargas ancora per Pasquale, arriva il traversone di Pasquale, Girardino, buona chiusura di Favalli su di lui. Bella questa azione, un po' la fotocopia dell'azione che ha portato il gol del Milan, no? Un 1-2, un 1-2 di Pasquale sulla sinistra, cross oltre la linea difensiva, Girardino molto pronto ad attaccare sul primo palo, bravo il difensore del Milan che ha salvato un gol. Calcio d'angolo con l'anticipo tentato da Comotto, palla sul fondo, Alessandro Acciato da bordo campo. Alessandro. In condizioni normali non sarebbe una notizia, ma oggi lo è sicuramente, vi segnalo che si è scaldato, si sta scaldando Alessandro Nesta. Una buona notizia, caro Alessandro, questa. Una grande notizia, una grande notizia. Donadella, Sedor, Kakà, Flamini. Kakà. Sale Zambrotta. Cerca l'apertura per Flamini. Bianculoschi, Flamini, Maldini, con calma continua a controllare il Milan. Ricordiamo che per Nessa, che ha cominciato ad avere problemi alla schiena quest'estate, sarebbe l'esordio non stagionale, ha avuto ricadute continue ottobre, novembre, febbraio, fino a quando ha deciso di farsi operare. Sedor. Sedor per Kakà, ancora Kakà in area, Kakà cerca un varco, Kakà con il tacco e arrivava invece Zambrotta da servire davanti a lui, non l'ha visto. Beckham ha cercato la giocata brasiliana, forse, no? Era troppo facile darla a Zambrotta che arrivava davanti a lui, ha tentato un colpo di tacco sicuramente più spettacolare, non gli è riuscito. Donadel, Montolivo, comunque è diverso il Kakà di questo secondo tempo, assolutamente. Vargas vince un bel contrasto. Ancora Vargas, vuole l'apertura, passa da Montolivo, largo c'è Pasquale, pronto a traversone, lo segue Beckham, Vargas chiuso, poi intervento deciso di Pirlo ma Montolivo la meglio, Donadel, insiste la Fiorentina, Semioli, arriva Comotto come un treno a destra, Semioli prova a crossare subito, Sedorf ha rimpallato la conclusione, poi Sedorf che va a prendere Semioli. Pallone per Kakà, tutto regolare, Sedorf è entrato sul pallone, si arrabbia Prandelli, Kakà con Gamberino, uno contro uno di Kakà, attenzione, guarda il pallone l'avversario, il traversone per Inzaghi che da solo non è un grande stop, non è neanche grandissimo il passaggio per Beckham, poi torna Inzaghi ancora in area di rigore, Inzaghi ancora, due rimpalli e palla sul fondo, azione veramente rocambolesca. La determinazione di Inzaghi che non ha voluto colpire di testa il primo cross di Kakà, forse sarebbe stata la soluzione migliore, una volta stoppato con grande determinazione è riuscito a riconquistare due volte questo piede, qui poteva anche tentare la conclusione direttamente, non è preciso il passaggio a Beckham, poi riconquista il pallone, se la porta avanti con un rimpallo riesce comunque a concludere. Da sottolineare però d'iniziazione il pressing di Sedorf su Semioli che ha dato origine a tutta questa azione. E Sedorf era andato perché si è accorto che Comotto era alto e quindi era scopertissima la Fiorentina, infatti appena presa palla poi il Milan è stato pericoloso. Pasquale, Donadella, Comotto, Semioli, permessa laterale per la Fiorentina, viene chiamato a gran voce Felipe Melo, squalificato per l'ennesima volta, bisogna dire, per questa partita. Girardino, Vargas, era difficile calciare con il sinistro perché il pallone era troppo sotto. Sì, non è riuscito a spostarlo quanto serviva per caricare il sinistro. Buona questa combinazione della Fiorentina nello stretto, è chiaro che man mano va avanti la partita anche le energie fisiche diminuiscono e si perde un po' di lucidità. Colpo di testa di Inzaghi, Sedorf, Pirlo, Zambrotta. Devo dire che anche la Fiorentina era sembrata un po' stanca a Lecce e un po' stanca sembra, perché non riesce ad alzare il ritmo adesso. Ci saranno due cambi, Jorgensen e Gobbi per Vargas e Jovetic. Zambrotta, Kakà, lascia scorrere, Sedorf gli aggiusta il pallone per il destro al volo, ribattuto,
non l'ha presa benissimo, però è chiaro che se Seedorf, Kakà possono giocare con questi ritmi, soprattutto con la tranquillità di poter tentare anche queste giocate, possono venire fuori veramente dei preziosismi tecnici incredibili. 19 minuti di gioco, 1-0 per il Milan. Il Milan sta usufruendo di quello di cui ha usufruito la Roma nella partita di domenica scorsa. Domenica era il Milan che andava sotto ritmo e la Roma sotto ritmo ha vinto poi la partita di fatto, perché non mettendo pressione a Totti, a Vucinic, a Menesse, insomma le cose vanno diversamente. E lo stesso mi sembra stia succedendo qui con la Fiorentina. La Fiorentina non alza il ritmo e a questo ritmo il Milan ha gioco facile nella circolazione della palla. Non riesce a pressare, a mettere pressione ai portatori di palla. Credo che i cambi di Prandelli a questo punto del secondo tempo siano proprio per cercare di mettere forze fresche, no? Gobbi al posto di Vargas, che ha cominciato bene ma poi ha perso un pochino di efficacia nella sua azione. E Jorgensen al posto di Jovetic. C'è stato il cambio che ha fatto un po' discutere domenica scorsa, che sembrava un cambio per difendere, no? Quando era sotto a Lecce, invece poi ha risolto il discorso qualificazione con quel gol importantissimo negli ultimi minuti. Che ha dato le possibilità alla Fiorentina a giocarsi oggi. Poi. Zambrotta. Passa Zambrotta in mezzo a due. Io dico, ma com'è possibile Zambrotta non è riuscito a giocare nel Barcellona tutte le partite? Guarda che quest'anno tipo le avrebbe giocate tutte senza dubbio. Pirlo. Dentro il pallone per Inzaghi, fuori gioco. Frera è riuscito a fermarlo comunque. Comunque la prima idea di Pirlo è sempre quella di verticalizzare centralmente per Inzaghi. Anche in questo caso c'era Zambrotta largo a destra, ma ha una logica questa giocata. Comunque tiene sempre la difesa avversaria preoccupata nella profondità, no? E giocare sugli esterni poi a quel punto diventa più facile. Simioli. Era in fuorigioco in effetti Inzaghi. Pirlo in anticipo secco, fa passare il pallone per Kakà, dentro per Seedorf, prova a sganciarsi ancora Pirlo, va in sovrapposizione Kakà, servito da Seedorf, dentro c'è sempre Inzaghi. Sono pochi quelli del Milan, dovrà ricominciare da capo Kakà. Jankulowski. Zambrotta. Pirlo è un tipo di giocatore, non so se effettivamente seguirà Ancelotti al Chelsea come si dice in queste ore, ma tipo di giocatore che secondo me in Inghilterra potrebbe avere un successo clamoroso, perché non ci sono giocatori come più, no, ce ne sono pochissimi nel mondo, ma in Inghilterra in particolare non ci sono. Ce ne sono, no, è vero. Kakà prova ad andare via sul fallo laterale, grande accelerazione di Kakà che poi da dietro, ma mancano i rimorchi. Cresciuto Kakà tantissimo anche in questo caso, proprio anche fisicamente, no? Ci ricordiamo nel primo tempo come era stato contenuto in una situazione simile, adesso invece è andato via. Prova ad accelerare Gobbi, adesso invece per la Fiorentina si fa vedere davanti Gilardino, Gobbi lo serve, Gilardino uno contro uno, Gilardino cerca il destro, far passare il pallone per Gobbi, non riesce nessuna delle due cose, è chiuso bene la difesa del Milan. Poi Pirlo con un brivido, Seedorf, riescono a far passare il pallone in mezzo a quattro maglie viola, Seedorf e Pirlo. Anche Seedorf è cresciuto molto. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Beckham. Kakà, tra poco Pato per Inzaghi. Flamini. Pirlo, sta giocando, bisogna dire, una grande partita al Milan, con grande tranquillità e personalità. Personalità, bravo. È vero, l'ha detto anche Ancelotti ieri, che insomma questa è una squadra abituata a giocare partite così importanti, però insomma ogni volta ne è una prova. Pirlo dopo l'1-2 con Kakà, cerca l'apertura poi per Inzaghi. Comotto, ma adesso un po' più in difficoltà la Fiorentina quando va via in verticale il Milan. Semioli, vediamo la reazione di Viola, chiede palla a Gobbi, il suggerimento è per Gilardino che dà all'indietro a Semioli, non può arrivare sul pallone, allora Montolivo che apre memoria su Pasquale. Altro cross di Pasquale pensato ma non effettuato, Gobbi in controtempo, Flamini, viene fuori Kakà, Gamberini lo aspetta, adesso un po' scoperta la Fiorentina, Kakà la sfida, poi trova di esterno un pallone un po' largo per Inzaghi che lo insegue ma non riesce a raggiungere invece la fine, e vince anche il contrasto Inzaghi, qui male Zauri, Inzaghi cerca il traversone, deviato, sempre lui. Beckham chiama in avanti Zambrotta, traversone ancora per Kakà, Gamberini interviene, poi Donadel e alla fine Comotto. 24 minuti di gioco, 1-0 per il Milan nel secondo tempo.
con questo punteggio Milan si piazza terzo, perché la Juventus sta vincendo, mi risulta, però evita i preliminari di Champions, che invece toccano alla Fiorentina. Favalli per via direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco dunque per la Fiorentina, ecco il cambio, entra Pato ed esce Inzaghi. Non cambia l'atteggiamento tattico Ancelotti, giustamente, la squadra sta tenendo benissimo, benissimo il campo e il risultato. Pato sicuramente rispetto a Inzaghi ha più mobilità, può dare delle soluzioni nelle ripartenze diverse rispetto a quelle che stava dando Inzaghi. Alessio D'Aquino al bordo campo. Alessio, ci sarà un'altra sostituzione, l'ultima per Cesare Prandelli, entrerà Kuzmanovic. Prandelli prima, quando ha sostituito Vargas, ha dovuto subire insomma la reazione del giocatore che si è arrabbiato tantissimo. Continua a guardare l'orologio l'allenatore della Fiorentina e ha chiesto ai suoi soltanto di crederci, vuol dire dare più palloni possibile a Gilardino. Fuori Pasquale, dentro Kuzmanovic che va avanti, Gobbi credo che si sposti in quella posizione lì a sinistra. Andiamo da Alessandro Acciaro. Alessandro, per raccontarvi le indicazioni date da Carlo Ancelotti a Pato, ha detto: sei più fresco, devi correre, ma soprattutto devi rientrare per aiutare i centrocampisti, li devi aiutare tu. Donadella, Gobbi, Montolivo si fa prendere proprio da Pato che gli passa davanti. Beckham per Pirlo. Siamo un po' stanca la Fiorentina. Beckham, Kakà, Beckham, Flamini, Beckham, cambia tutto per Seedorf, riesce però Kuzmanovic a intervenire. Donadello, Montolivo, Gobbi, Montolivo per Jorgensen, si gira Jorgensen, cerca Gilardino in mezzo a tre, Gilardino ancora chiuso alla fine, era difficilissimo girarsi lì, avevano triplicato la marcatura. Pato cerca una giocata che non ho capito, Montolivo, Kuzmanovic, cerca il destro, arriva il pallone poi dalle parti di Gilardino, era quasi un passaggio, Dida. La Fiorentina ha cambiato qualcosa perché Gobbi gioca al posto di Pasquale come terzino. Semioli si è spostato a sinistra in modo da lasciare a Kuzmanovic la fascia destra, ne ha maggiormente le caratteristiche. Per il Milan cambia poco, è chiaro che quello che faceva prima Kakà, cioè venire a dare una mano ai centrocampisti lasciando Inzaghi davanti, adesso lo dovrà fare Pato, che è più fresco e più giovane, sì, più veloce, più adatto, esatto, a sacrificarsi in questo tipo di lavoro. Pronto a rinvio Fre. La Fiorentina adesso più che un 4-2-3-1, sembra più spesso un 4-4-2 con Kuzmanovic a destra e Semione a sinistra, poi certo salgono e anche Jorgensen va alle spalle di Gilardino. Colpo di testa di Favalli. Kuzmanovic protegge la rimessa laterale al 27esimo, sempre 1-0 per il Milan, Comotto con le mani. Montolivo. Donadello, Montolivo. Semioli, Comotto cerca il traversone, Comotto per Jorgensen che la giusta per Kuzmanovic anticipato. Montolivo, Kuzmanovic che segnò a Milano contro il Milan, bellissimo gol dalla distanza. Gobbi, Montolivo, Kuzmanovic, Donadella, 1-2 di Comotto, troppo lungo la palla di ritorno, rimessa laterale per il Milan. L'idea non era male perché queste giocate in accoppiata, no? Tra i giocatori che occupano la stessa fascia spesso sono efficaci. Il tocco di ritorno di Kuzmanovic non era un granché. Qui non c'è fallo su Seedorf, Jorgensen non c'è fallo neanche su di lui, uguale a prima l'intervento di Pirlo rispetto a quello su Seedorf. Montolivo, Gobbi. Arriva il traversone per Gilardino che riesce a toccare il pallone. Favalli sempre lì, non l'ha mollato un secondo. Kakà prova a partire, Donadella arranca un po' nella corsa. Kakà allora gli prende qualche metro, si fa vedere Pato largo. Kakà aspetta che arrivi qualcuno, non arriva nessuno, sono quattro intorno a lui. Fa un po' fatica il Milan ad arrivare dall'altra parte. Adesso lo fa con Pirlo dopo il tocco di Beckham. Sostenere il contropiede dei due attaccanti, ma d'altra parte è anche normale. Favalli. Pato, Zambrotta, Maldini. Milan questo interessa adesso, no? Poter comunque mantenere il possesso del pallone, lo ha fatto nel primo tempo quando era più difficile, adesso è sicuramente più semplice. Congela, pallone poi per Seedorf,
Lira non ha voluto rischiare. Kuzmanovic prova ad andare, ma veramente una super partita quella di Favalli. Jan Kulowski, sempre Favalli. Sedor. Flamini. Zambrotta. Pato. Va via Pato. Prova ad accelerare, viene chiuso però da Montolivo. Jorgensen. Donadel. Kuzmanovic. Comotto. Donadel. Buona la giocata. Gobbi. Semioli. Uno contro uno. Rientra sul destro. Poi serve Donadel che in controtempo riesce a mettere il piede. Era stato fermato da Seedorf. Maldini, Beckham, Seedorf. Attenzione, 4 contro 3. Seedorf zoppica, il pallone per Pato. Si fa vedere Beckham. Pato l'ha visto con la coda dell'occhio. Attira su di sé la difesa. Poi serve proprio Beckham. Uno contro uno di Beckham. Arriva Seedorf a rimorchio. Pato la schiaccia. Non l'ha colpita bene, ma l'azione è stata condotta in maniera perfetta. Ha aspettato anche il tempo giusto per servire Beckham, che gliel'ha ridata indietro. Movimento a staccarsi di Pato. Poi non era semplice perché gli è rimbalzata vicino al piede e non l'ha colpita bene per quello. Donadel, Gobbi. Traversone deviato da Pirlo, Gobbi ancora. Montolivo. Cerca Gilardino. Kuzmanovic. Uno contro uno di Kuzmanovic, il sinistro è deviato. Kakà, altro contropiede possibile per il Milan, si fa vedere Seedorf. Kakà sfida Gamberini sulla corsa, prova ad accelerare Kakà, è passato. Kakà dentro per Pato, posizione regolare, Pato in area di rigore, Pato, 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 Pato! 2-0. Era nell'aria questo raddoppio del Milan, perché comunque la Fiorentina si era sbilanciata, hanno lasciato 2 contro 2. Kakà e Pato in grado di organizzare questo contropiede. Perfetta la giocata di Kakà, che ha tagliato verso l'interno, ha preso in velocità Gamberini, poi l'imbucata per Pato con il tempo giusto, probabilmente in posizione regolare, e la freddezza di Pato, no? Un ragazzino che comunque di fronte a Fre posizione regolare assolutamente. Ma guarda Pato adesso con che freddezza aspetta il momento giusto, poi mette il piede sotto il pallone, scavalca il portiere come se fosse una cosa semplice. Bravo, un tocco così. Non segnava dal 15 marzo Pato. Ha sofferto un po' in questa ultima fase della stagione l'esplosione di Inzaghi, no? Che è ritornato a disposizione a tempo pieno, soprattutto la sua vena realizzativa si è dimostrata partita dopo partita, e un po' forse questo ha penalizzato quest'ultima fase di Pato, che comunque il giocatore ha delle potenzialità, questo ragazzo incredibile. Signore e signori, è entrato in campo e lo salutiamo veramente con un abbraccio, Alessandro Nesta. Primo minuto in questo campionato per Nesta, uno dei giocatori più sfortunati in quanto a infortuni che ci siano stati. Definito dal Milan, se tornerà in grande efficienza, ma tutti gli auguriamo, uno dei più grandi acquisti possibili, perché resta uno dei giocatori, dei difensori più forti del mondo. Problema di ernia del disco espulsa per lui, che l'ho fatto stare male da quest'estate. Prima hanno provato delle tecniche contenitive, diciamo così, andato anche a lungo a Miami per cercare di risolvere il problema e non ce l'ha fatta. Allora poi si è reso necessario un intervento chirurgico, la riabilitazione, e adesso sembra pronto. Alessandro Nesta infatti è tornato in campo. Beckham, Flamini, tra poco ci sarà spazio anche per Rino Gattuso. Andiamo da Alessia Tarquini. Alessia. Fabio, sono tutti per i giocatori della Fiorentina, perché in curva a Fiesole è apparso uno striscione, ancora una volta insieme in Europa, grazie Firenze. Comunque per la Fiorentina oggi è una giornata di festa. Ma è un campionato strepitoso quello che ha fatto la Fiorentina, secondo me, perché considerate anche che ha dovuto fare a meno di Mutu praticamente per tutto il campionato, quindi insomma ha inventato Jovetic, grande lavoro della società con la presidenza, che ha sempre puntato al fair play, e questo è importante dirlo, ha sempre puntato al fair play, ha alzato la voce che io ricordi solamente in occasione della partita a Torino con la Juventus, forse una volta, ma insomma hanno sempre mantenuto toni tranquilli, pacati. Grande lavoro della società con Pantaleo Corvino in mercato come al solito, grande lavoro di Prandelli, ma direi di tutta la squadra. È stata una grande stagione secondo me per la Fiorentina. Una società e una squadra tutta da prendere solo e sempre come esempio positivo, perché veramente hai fatto bene a sottolinearli, sono state tanti le situazioni in cui la Fiorentina ha fatto parlare bene di sé.
importante anche dal punto di vista tecnico, perché comunque ha fatto tanti punti, è riuscita veramente a fare una stagione non semplice, perché comunque è sempre difficile, no? Ripetersi dopo campionati positivi come sono stati quelli degli anni precedenti. E poi di grande costanza, perché non ha avuto dei ricali pesanti di rendimento come altre squadre, no? Ha avuto dei rallentamenti, però è volata via costante, sempre in quelle posizioni di classifica per tutta la stagione. Poi diciamo che ha dovuto convivere anche con una Champions League che certo, ha comunque tolto tante energie in un momento cruciale della stagione, no? Pato all'indietro per Zambrotta. Andiamo a sentire Alessandro, Alessandro Acciato, anche perché c'è Rino Gattuso che sta per tornare in campo dopo l'infortunio. Alessandro. Eh sì, sta per uscire David Beckham, rientra anche Rino Gattuso che fino a questo momento dopo l'infortunio ha giocato solo 45 minuti e in amichevole a Tirana, insomma un Gattuso in forma, anche perché si è girato, ha sentito questo intervento e non vi dico cosa mi ha detto a voi. Che ti ha detto? No, adesso ce lo devi dire, è una parolaccia irripetibile, Alessandro. Esattamente così. Che te la sarei meritata in qualche modo. No, perché Alessandro ha un ottimo rapporto direi con tutti i milanisti, in particolare con quelli campioni del mondo. Pirlo, Flamini, Nesta, Maldini. Gli ultimi minuti della carriera di Maldini, gli ultimi 10, sembra di poter dire al risultato acquisito. Mi sembra la Fiorentina abbia mollato, dovrebbe fare 4 gol in un quarto d'ora, in 10 minuti, impossibile. Pirlo, Flamini, Pirlo, Beckham, Seedorf, Jankulowski. L'apertura è per Zambrotta che non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa da fondo. Hai visto anche l'abbraccio di Galliani con Leonardo prolungato? Leonardo ha tirato un sospiro di sollievo perché comincia più, con più può prepararla con più tranquillità la sua stagione. Beh certo, sarebbe stato per il Milan, ripeto, solo per il fatto che aveva già acquisito questo traguardo praticamente 4-5 domeniche fa, sarebbe stato molto più grave dover ricominciare le preliminari rispetto a quello che sarà per la Fiorentina, che comunque l'ha visto fin dall'inizio della stagione come obiettivo principale. Esce un grande giocatore, perché David Beckham ha dimostrato in questi mesi in Italia cosa voglia dire la professionalità, cosa voglia dire essere attaccato al lavoro che fai, perché Beckham è un giocatore che va in giro per il mondo a far vedere il suo look, la moglie, le cose, i gossip, quello che vi pare. Ha fatto, secondo me, 6 mesi da grandissimo campione, veramente. Si è integrato subito in Italia, ha giocato con grande serietà, mai una parola fuori posto. Veramente un grandissimo esempio. È vero, sono d'accordo, ma anche l'apporto che ha saputo dare alla squadra, no? Comunque una stella di grandezza mondiale, come si è calato con umiltà anche i ruoli più propriamente tattici, no? Di fatica anche all'interno, anche nella partita di oggi, nel primo tempo, l'ho anche sottolineato. Lui ha dato tantissimo da questo punto di vista, veramente tanto di cappello, un grande giocatore. Veramente messaggi sani quelli che ha trasferito Beckham al nostro campionato. Donadello, Jorgensen, Gilardino chiuso da Nesta, Seedorf. La schiena sta bene perché ha tenuto lontano Gilardino e in estirata con il piede è riuscito a rintuzzare questo attacco. Donadel Semioli, Donadel, Jorgensen attaccato da Maldini, tiene il pallone Jorgensen, Kuzman. Donadel, Montolivo, traversone di Gobbi a cercare Gilardino, Jankulowski lascia scorrere Comotto, arriva il traversone dalla parte opposta, colpo di petto di Gilardino che prova a girarsi, Gilardino non è riuscito a trovare il pallone, però forse c'era un intervento irregolare qui di Nesta. Gobbi, calcio di punizione per il Milan. Comunque una magia di Gilardino che è riuscito a stoppare una palla in mezzo a 3 avversari, poi ha mandato fuori tempo Nesta con una finta, vediamo perché qui grandissimo, poi lo manda fuori tempo con una finta e secondo me poteva starci comunque il rigore, perché l'intervento di Nesta, guarda, tocca e gli impedisce di fatto di arrivare sul pallone, tocca Gilardino e gli impedisce di arrivare sul pallone. Non è stato un fallo deciso, però sicuramente non ha preso il pallone Nesta e con il suo intervento ha impedito a Gilardino di prendere la palla. Montolivo, Semioli, uno contro uno di Semioli e rientra, destro deviato e calcio d'angolo.
Comunque bello questo finale della Fiorentina, conferma un po' quello che dicevamo prima, le lodi che dicevamo prima, perché comunque probabilmente non ha possibilità di fare il risultato che serve, ma con grande orgoglio cerca almeno un gol, perché se lo meriterebbe, insomma, anche per la stagione che la squadra di Prandelli ha fatto. Calcio d'angolo con la palla che scorre, arriva Nesta e vuole solo la rimessa laterale. Una bella rivincita di ritorno in campo per Alessandro Nesta, che se l'era un po' presa per quello che aveva letto, no, un paio di mesi fa, quando si diceva che di fatto la sua carriera fosse finita. Guarda, io quando mi parli di Nesta tocchi... Sì. E beh, sì, mi ha fatto vincere tanto, questo lo devo ammettere. Dicevo che non era male avercelo lì davanti, eh? No. Era una discreta sicurezza. Molto più rilassato Ancelotti. Alessandro Acciato da bordo campo, sono volate delle battutone secondo me, Alessandro. No, qui siamo al puro cabaret davanti alla panchina del Milan. Ancelotti, che ha chiamato Kakà, gli ha detto: ci hai messo 45 minuti per svegliarti. Kakà ha guardato e ha detto: ti rispondo dopo in privato. Però non c'ha tutti i torti Ancelotti. No, infatti. Mi fa piacere che l'abbiamo vista bene anche noi, no? Visto... Donadella. Quarantesimo, sta per finire il campionato. Io vi ricordo che il calcio su Sky non finisce mai, invece, perché dal 14 c'è la Confederations Cup. Gobbi, traversone deviato. L'Italia giocherà con gli Stati Uniti, con l'Egitto, Montolivo trova da fuori, palla sul fondo e poi soprattutto c'è la grande rivincita con il Brasile. Poi se si passa il turno a gironi, semifinale, finale o finale terzo e quarto posto. ...45 per svegliarti. Il rinvio di Dida. Colpo di testa di Comotto. Girardino. Jorgensen. Montolivo. La Confederations non è una competizione minore, tutt'altro. Sono presenti le squadre che hanno vinto i campionati regionali, chiamiamoli così, tanto per intenderci Coppa America, campionato europeo, eccetera, eccetera. Più il paese organizzatore, il paese campione del mondo e la squadra detentrice, che è Brasile. Comotto della Confederations. E comunque quando c'è una coppa è sempre meglio non perdere l'abitudine ad alzarle. Donadella, Montolivo, Gobbi. Partita che ormai dice poco dal punto di vista del risultato. Colpo di testa messo fuori da Nesta, Gobbi. Poi Girardino ancora che lotta. Alla fine Gattuso. Flamini e adesso Pato che riparte, attenzione che se prende velocità, Pato la prende, poi allarga per Kakà, va al centro Pato, c'è anche Sedor, Kakà attende e ricomincia da capo, Flamini, Gattuso, Flamini, Zambrotta, Nesta, Zambrotta, Maldini, Jankulowski, ancora Jankulowski, poi il pallone di Maldini per Flamini, Zambrotta, Kakà, uomo partita Sky di Luca Marchegiani. Allora, nel Milan mi sono piaciuti Pirlo e i due terzini, che secondo me hanno fatto molto per la partita del Milan. L'uomo partita però secondo me è Kakà, perché comunque ha fatto gol, ha fatto l'assist del secondo gol a Pato, anche se secondo Ancelotti il primo tempo ha dormicchiato. Però credo che poi alla fine l'uomo partita sia lui. Nella Fiorentina mi è piaciuto Montolivo. Comotto prova a tagliare per Semioli. Semioli deve inseguire il pallone per voler ricominciare da capo. Montolivo al limite, non un grande controllo, poi però entra. Alla fine chiude Nesta. Gattuso. Pirlo. Gattuso. Pirlo.
Torino sta perdendo a Roma, quindi se ne va in Serie B. Il Milan dunque va in Champions con la Juventus, la Fiorentina ai preliminari, Genoa e Roma vanno invece in Coppa UEFA insieme alla Lazio che ha vinto la Coppa Italia. Retrocedono Torino, Lecce e Roma. Non ci sarà recupero. Colpo di testa di Zawi. Pirlo, Nesta. Ancora Nesta. Squadra già negli spogliatoi dopo il 2-0 del Milan. Gattuso. Jankulowski. Gattuso. Nesta. Ultimo giro di orologio, l'ultimo giro di orologio di Ancelotti come allenatore in Italia per il momento. Allora merita secondo me un parere. Io ho sempre detto che Ancelotti è una delle persone più deliziose che ci siano nel mondo del calcio. Questo lo posso dire fuori discussione. Veramente un grande piacere passare del tempo con lui. È un uomo di una serietà incredibile, un battutista, da questo punto di vista una grande persona, ed è un allenatore che ha vinto tantissimo. Io penso che si possa dire senza discussione anche che è uno degli allenatori più preparati che ci sono in circolazione, che la sua esperienza col Milan possa essere finita, io credo che sia anche fisiologico, no? Nel senso che secondo me per il modo di concepire il calcio in Italia dopo un tot di anni c'è bisogno di situazioni nuove. Io credo che possa di una grandissima storia, una grandissima esperienza comune. Alessandro Acciato da Bordocampo. Alessandro, non c'era recupero, forse lo danno apposta per far fare una passerella a Paolo Maldini. Adesso stanno chiedendo ai giocatori o di far fallo o di buttare fuori il pallone per rendere omaggio insomma a Paolo Maldini, che dopo 25 anni di Milan si ritira. Guardatelo, sta uscendo. È finita la carriera di Paolo Maldini. A te Fabio. Uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi abbandona il gioco del calcio. Gli auguro tutte le fortune, gliele auguriamo tutte le fortune del mondo, perché se le merita, perché è stato un grande esempio per tutti i bambini. Tutti i bambini che giocano a pallone dovrebbero avere, qualsiasi squadra tifino, dovrebbero avere la fotografia di Maldini per l'esempio che è stato per tutti. Guarda, è da brividi Fabio, il fatto che una partita ufficiale conceda un momento, no, come questo, a un giocatore spiega da solo quanto Maldini ha significato. Guarda, il guardalini ha fatto 20 metri per andargli a stringere la mano. Finisce qui, finisce con il Milan in Champions League che batte la Fiorentina per 2-0. Finisce il calcio giocato per Paolo Maldini, uno dei più grandi di tutti i tempi, e si dovrebbe vergognare chi non lo ha ricordato nella ultima giornata a Milano di campionato. Finisce anche la carriera milanista di Carlo Ancelotti. Ci sono tante domande cui rispondere, però ce n'è una che ha trovato risposta oggi. Il Milan giocherà la prossima Champions League, la Fiorentina giocherà i preliminari della prossima Champions League. Super spot poi a Milano, ci sono tutti i commenti e tutti i gol da vedere.